Siamo molto orgogliosi di questo. Scarpino diventa sempre più un polo impiantistico anziché un luogo da dimenticare, un polo importante, peraltro con la celebrazione di questo nuovo impianto oggi, che è il primo in Italia che produce biogas dai rifiuti, è per noi un grande motivo di orgoglio, non solo per quello che vuole dire in termini anche di recupero di energia e quindi sostenibilità, ma anche di sostenibilità ambientale, che comporta sempre più la trasformazione di un rifiuto che un tempo creava problemi, oggi invece crea opportunità. L'energia prodotta da questo impianto, per quanto riguarda il gas, viene immessa in rete, quindi ovviamente verrà utilizzata da chi utilizza la rete, noi stessi cittadini di Genova, ma non solo. Poi c'è anche una produzione residua di energia elettrica che resta per l'utilizzo dell'impianto. Quindi diciamo che tutto quanto quello che esce da qua va a essere utilizzato nella maniera migliore, comunque fino all'ultima goccia di gas. Questa è una bella giornata, dobbiamo ringraziare Asia che ha proposto questo progetto. Asia era già presente a Scarpino e questo ulteriore progetto, che è un progetto circolare a tutti gli effetti, quindi andiamo a captare quelle che sono le risorse all'interno di Scarpino e le trasformiamo in biogas. È un momento importante, sta a significare come Scarpino rispetto a qualche anno fa, in grande trasformazione. Abbiamo anche dietro di noi impianti di trattamento di rifiuti e i cantieri che stanno andando avanti. Abbiamo messo in sicurezza Scarpino e oggi vogliamo una Scarpino all'avanguardia che si ispiri sempre di più ai principi dell'economia.